Una buona serata a tutti i telespettatori, ben ritrovati e benvenuti nello studio di TV7 Match. Buonasera Ermanno. Buonasera a te. Buonasera. Allora, ultima puntata prima della pausa natalizia, abbiamo dei temi però insomma abbastanza importanti questa sera perché come dire, sono temi che coinvolgono il sociale e anche il mondo del lavoro. Certo, ma sono temi che riguardano appunto il futuro di questa umanità o nazione, quindi parliamo di sostanze tossiche, sostanze stupefacenti, ma soprattutto parleremo poi di questa invenzione, questa proposta che ha fatto Renzi a suo tempo col suo governo, e parliamo della fatturazione elettronica, che è un'invenzione che spiazza notevolmente quello che è il mercato in questo momento e soprattutto spiazzano aziende, soprattutto quelle piccole, e quindi parleremo di questo, ma nel frattempo invece torniamo a raccontare l'avvenimento di oggi. Certo. Allora, innanzitutto presento gli ospiti. Buonasera all'avvocato Salvatore Fratallone. Buonasera, grazie, ricordiamo per i telespettatori, un avvocato penalista, grazie di essere qua. Al suo fianco abbiamo la dottoressa Marisa Galbussera. Buonasera dottoressa, lei è una psicoanalista e fa parte del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Veneto. Grazie anche a lei di essere qua. Buonasera al dottor Domenico Crisarà, buonasera. Segretario regionale dei medici di medicina di famiglia, medici di medicina generale del Veneto. Grazie anche a lei per essere qua. Allora, come sempre noi, da tradizione, abbiamo il nostro spazio dedicato alle ricorrenze storiche. Di che cosa parliamo? Lo sentiamo nella sigla di Memorandum. Memorandum. Storia e memoria. 15 dicembre 1966. Muore a Los Angeles Walt Disney, padre di Topolino e Paperino, era arrivato in California con soli $43 in tasca. $43 in tasca e un biglietto peraltro di sola andata. E allora, padre di Paperino e Topolino, ma anche, come dire, padre di tantissime fiabe raccontate e che tutti abbiamo conosciuto e visto negli anni. Allora, introduciamo l'argomento proponendo a voi in studio e ai nostri telespettatori un breve brano di Biancaneve e i Sette Nani. Vediamo. Vorrei un amore che sia tutto, sia tutto.
Ciao. Ti ho spaventata. Aspetta. Aspetta, ti prego. Non fuggire. Devi ascoltarmi, non puoi fuggire così. Oggi non ho che un canto, canto solo per te. Senti con quanto amore questo mio cuore batte per te. Oggi come d'incanto canto solo per te. Oggi che ti ho trovata amata, resta con me. Ecco qua, siamo rientrati. Rientrati in studio, fratellone sorride, sei tornati un po' indietro negli anni. Sono tornato un po' indietro perché la nostra infanzia è stata contraddistinta in particolare dai cartoni di Walt Disney. E io ero a Roma un paio di giorni fa e davo la notizia sulla parte posteriore dei bus che peraltro l'altro giorno soggiornavano sotto il Senato in segno di protesta contro il blocco del traffico, che al bioparco di Roma, cioè il vecchio zoo, sono arrivati anche i pinguini e davano questa notizia. E Disney nel 53, nel dicembre del 53, andò lì prima di cominciare a pensare e a disegnare Lilli e Vagabondo. Quindi era una curiosità, secondo me, che merita di essere ricordata. Certo. Dottoressa Galbussera, allora, questa in particolare, Biancaneve e i Sette Nani, sicuramente una delle opere più importanti di Walt Disney, ma possiamo dire che Walt Disney ha, come dire, accompagnato la crescita di tanti ragazzi e tanti bambini, no? Beh, sì, è un mondo fatato quello di Walt Disney, ma anche divertente, che ci ha aiutato a crescere, a giocare. È quello che ci vuole, intendo dire, è serve. E altro che se serve, perché il mondo della fantasia e dell'immaginazione è quello in cui ci rifugiamo quando le cose nella vita di tutti i giorni magari ci vanno un pochino storte, no? Ed è esattamente quel qualcosa che ci tiene fuori dai guai e che, per esempio, alcune persone sofferenti quello spazio di immaginazione e di gioco non ce l'hanno. Quello spazio che Walt Disney ci ha aiutato a creare, io mi ricordo di essere stata una fedele lettrice fino a 30 anni praticamente, e, come dire, è esattamente quel cuscinetto, quella copertina di Linus a cui ci possiamo appellare, il mondo della fantasia, del gioco, dell'immaginazione, quando non stiamo tanto bene, no? È un rifugio fondamentale per l'essere umano. Quindi una cosa importante anche. Dottor Crisara, cosa ricorda lei di Walt Disney? Tutto. E soprattutto anche l'attesa del prossimo film. Già questa è una dimensione differente tra quello che eravamo come società e quello che siamo. Una volta aspettare un film di Walt Disney di animazione era un evento, ne uscivano pochissimi l'anno, avevano grossi studi, grosse impostazioni anche di tipo non solo commerciale, ma utilizzava dei temi che mandavano dei messaggi. Adesso se guardiamo l'animazione che c'è in questo momento e quello che c'è nei cinema, non sono altro che riproduzioni continue di cose costruite al computer, che per carità di Dio ha la sua importanza, cioè viviamo i tempi che viviamo, ma non hanno, molto spesso sono fini a se stessi, non hanno quella cosa di trasportare i bambini, ma anche quelli più grandi, anche quelli dell'età mia, da quelle che sono le letture
alla traslazione poi del vedere quello che avevano letto, quello che si era immaginato, come diceva la dottoressa. Quindi lo stupore di vedere concretizzarsi davanti agli occhi quello che avevano letto e si erano immaginati. Certo, certo. Ermanno. Sono d'accordo sul discorso che l'animazione fu un passo notevole nella produzione di, delle immagini in movimento, quindi della cinematografia. Quando si parla di animazione si intende un movimento dato a dei pupazzi, a dei disegni. In realtà animazione, Walt Disney, che ha inventato la parola, intendeva dare l'anima ai suoi personaggi. Infatti. E questa è una distinzione fondamentale, perché i personaggi di Walt Disney hanno un carattere, hanno un'anima, esprimono qualcosa e chiaramente imitano l'essere umano, ma ci riescono perfettamente. Quindi non è soltanto un pagliaccio che si muove, che sono già le prime animazioni di Walt Disney e di altri. Questa è stata la grande scoperta di Walt Disney. L'altra grande innovazione che è stata rivoluzionaria è stata la cosiddetta battitura della colonna. Cioè, una volta si lavorava col cinema, adesso la televisione e il digitale ha travolto tutto, e le immagini scorrevano parallelamente a una striscia che era magnetica, e quindi si doveva accoppiare, lui riusciva ad accoppiare le immagini alle varie parti sonore della colonna musicale. E questo naturalmente l'ha portato prima in Biancaneve e Sette Nani, successivamente in Fantasia, a smontare tecnicamente un brano musicale classico e trasformarlo poi in movimento, e quindi i personaggi si muovevano a tempo di musica proprio perché riusciva a sincronizzare il movimento delle immagini, quindi dell'animazione, con il tempo musicale. E però, tornando al nostro, oggi abbiamo scelto queste immagini di Biancaneve e Sette Nani perché, a differenza di tutte le altre opere successive anche di Walt Disney, mai fu un'opera così complessa e così difficile da costruire, e fu il suo primo lungometraggio. Peraltro non aveva denaro per poterlo produrre, cercò un finanziatore, un banchiere, il quale lo fece soffrire un poco, lo tenne in suspense e poi alla fine dice: con questo film faremo un sacco di soldi. E difatti aveva visto bene il banchiere, non era molto pratico di cinema, però aveva capito che Walt Disney era l'uomo che avrebbe cambiato la storia del cinema. Teniamo presente che Walt Disney ha 26 Oscar e 56 nomination, quindi è l'uomo che nel cinema ha dato tutto e ha dato di più. Ma volevo soffermarmi un attimo per far capire quanto difficoltoso fosse, rispetto ai cartoni animati normali, quanto difficoltoso fosse costruire una sequenza o una singola immagine o un brano di animazione. Perché ricordiamo che tutti questi disegni che noi vediamo che si muovono sono in realtà, ed è il primo e l'unico, che fa l'immagine animata frame to frame, cioè ogni fotogramma c'è un movimento. Ci saranno poi successivamente quelli che vengono dopo, che per non investire troppo denaro in questa animazione faranno uno o due fotogrammi, cioè due o tre fotogrammi, poi una dissolvenza, per riuscire a dare comunque l'animazione, ma mai un'animazione così perfetta. L'altro aspetto dell'animazione che per esempio stiamo vedendo adesso, no, è la sinfonia della rappresentazione. Ci sono vari soggetti all'interno della stessa inquadratura che si muovono indipendentemente, quindi non è l'animazione del singolo personaggio, ma è l'animazione di tanti personaggi o sottopersonaggi che si muovono contemporaneamente e creano quell'atmosfera.
Questo è stato possibile, peraltro, questa è un'altra notizia, perché eravamo pochi anni dopo la grande crisi del 29 e quindi lui riuscì a mettere insieme uno staff di persone che mai sarebbe riuscito a mettere insieme e mai riuscirà poi successivamente a mettere insieme. Perché? Perché la gente andava a lavorare perché non c'era altro da fare, cioè non c'era una disoccupazione enorme, e lui riuscì, con, diciamo, risparmiando, perché denaro non ne aveva, a mettere insieme uno staff. E allora cosa faceva per incrementare la animazione, intesa come dare l'anima al soggetto? Dava dei premi a seconda delle gag che venivano inserite, che poi vedremo, all'interno della sequenza. Allora ognuno suggeriva qualcosa e allora lui gli dava da 5 a 10 dollari ogni gag che veniva suggerita. Ecco, questo dà la complessità di questa opera, che è unica, poi non se ne potrà fare altre. Dopo questa, siccome sono scaduti i diritti d'autore, Walt Disney, la società Walt Disney, ha voluto riprodurla di nuovo e quindi l'ha fatta in digitale, cioè ha preso le immagini originali e l'ha trasformata in digitale, correggendo anche i colori, in maniera da far ripartire i diritti d'autore. E in questa maniera è partito. Però, se noi compariamo le due opere, questa è l'opera che si vede che è originale e ha una profondità anche di campo molto importante, l'altra si vede che è digitale ed è appiattita. Ma in questo senso vorrei lanciare un contributo per far vedere un pezzo dove Biancaneve, assieme a vari personaggi, si muove all'interno della casa dei sette nani, così andremo a vedere. Ecco, chiedo ai nostri telespettatori e agli ospiti di guardare, questo è il brano, di guardare con attenzione. Ecco, se lo proponiamo magari anche con l'audio, dovrebbe esserci, allora, abbiamo preparato una clip animazione. Possiamo ripartire da capo, per cortesia, e finisco prima il concetto. Bisogna vedere quanti personaggi si muovono all'interno dello stesso schermo, e questo dà l'idea che ognuno di questi personaggi veniva animato separatamente, poi messo insieme, e quindi con estrema difficoltà. Guardiamo. Prego, vediamo un attimo. Poveri piccini. Sentite, facciamogli una sorpresa, puliamo noi, così forse mi faranno restare. Coraggio. Voi lavate i piatti, voi rassettate la stanza e voi pulite il camino. E io penserò a spazzare. Provate a fischiettare, vedrete che il lavoro più leggero vi sarà. Se voi cantate, fischiettate, il tempo volerà. Non sotto il tappeto. Ecco, abbiamo visto, se siete riusciti a vedere l'insieme, cioè quanti movimenti ci sono all'interno della stessa immagine, vi dà l'idea, e questi disegni venivano colorati e disegnati uno a uno, e abbiamo cercato di riprodurlo naturalmente col computer, uno dei frame, dei fotogrammi, e questo è appunto, che venivano dipinti su una superficie trasparente. Allora c'era la celluloide, quindi l'immagine veniva dipinta sulla celluloide e poi veniva sovrapposta su un foglio bianco, e quindi l'immagine, ecco, che si poteva vedere
e veniva ripresa da una cinepresa fissa e di volta in volta per creare l'animazione si sostituiva il disegno, quindi un disegno serviva per un fotogramma. Quindi immaginate che in un secondo passano 24 fotogrammi e durante tutto il film passano milioni di fotogrammi e di animazioni. Ecco, questo dà l'idea della quantità di lavoro che Walt Disney non solo come artista, perché era anche un bravo artista, un bravo disegnatore, ma soprattutto come organizzatore, come imprenditore, riuscito a mettere insieme uno staff di migliaia di persone che convergevano tutte in questo tipo di attività che è stata appunto quella che poi l'ha reso famoso e ha avuto quello che ha avuto. Ecco, in questo senso, se la regia manda in onda il secondo pezzo, certo, vediamo un pezzettino, così vediamo gli stacchi, noi abbiamo fatto frame to frame, cioè un'immagine dietro l'altra, ecco, ognuno di queste è un fotogramma e vedete come si muove, cioè ogni movimento, ogni animaletto segue un suo movimento, è stato l'immagine e il movimento è stato scomposto così che abbiamo, si otteneva quel risultato che avevamo visto prima. E questi sono migliaia di fotogrammi e naturalmente la cura del disegnatore è per esempio seguire lo scoiattolo e animare solo lo scoiattolo oppure animare solo il, quindi calcolando anche tutti i tempi e quindi tutti, come dire, gli incroci che c'erano all'interno della scena. Sì, poi la cosa sarebbe molto complessa da spiegare, ci porterebbe via tempo e questi fotogrammi non erano soltanto dipinti su un solo rodovetro, ma erano più rodovetri sovrapposti, perché nell'animazione certi fotogrammi venivano sostituiti, certi rodovetri più spesso, perché c'era un'animazione più veloce, all'interno di un'animazione più lenta e quindi il fotogramma restava più fermo. Ecco, questa situazione dà l'idea di quello che Walt Disney è riuscito a creare. Poi con la battitura cosiddetta della colonna riuscì ad animare la musica classica con fantasia, e questo è un altro capitolo che ha sconvolto il mondo. Certo, ma questo spiega anche, anzi, cioè racconta quanto è complesso, quanto è stato complesso realizzare allora un'opera del genere, chiaramente. E questo motiva anche tutti gli Oscar che ha vinto, chiaramente, di conseguenza. Allora, ci fermiamo qui per quanto riguarda la ricorrenza, anche se sicuramente è più natalizia di quella che andremo ad affrontare adesso, dopo la pubblicità, perché appunto affronteremo la questione della droga, della tossicodipendenza, di questa esplosione di consumo che c'è stato negli ultimi anni, e in particolare nell'ultimo periodo, anche da parte dei giovanissimi. Di questo parliamo tra poco, dopo la pubblicità.